Come nasce un'idea? Come scaturisce nel flusso dei pensieri la convinzione che un pensiero sopra gli altri è un'idea? In mezzo agli input meccanici, in quel complesso cerebrale immerso nel ribollente calderone emotivo, come riesce la mente, all'apparenza così limitata, a mettere insieme quei tasselli, a trovare quell'ordine perfetto di impulsi sinaptici? Ma soprattutto, è semplicemente questo meccanismo che scatta a creare quella che noi definiamo idea. No, lasciami stare. No, ma che c'è? Perché mi tratti così? Devi capire. Cerca di metterti nei miei panni, non è possibile, ecco. Hai presente quando si dice che abbiamo infinite possibilità? Ecco, l'infinito è finito. Io non voglio che tu stia male, ma voglio stare bene anch'io. Per farlo, sento che devo Ok, sai separarmi da... cosa? Basta, basta, davvero, con i luoghi comuni, basta. Ho capito, sai cosa stai facendo. Tu stai cercando delle belle parole per dirmi una brutta cosa, non è così? E non tirarmi fuori la stronzata delle infinite possibilità, qui non si parla di potere, qui si parla di volere. Tu non mi vuoi più, vero? È questo che stai cercando di dirmi. Io ti ho capito, sai. Tu non mi vuoi più, nonostante tutto quello che ho fatto per te. E nonostante io abbia fatto qualsiasi cosa per far funzionare le cose tra di noi. Non dire così! Mi fai passare per stronza! Io non voglio il tuo odio, pensi che io non abbia provato a farle funzionare? No, no, tranquilla. Io non ti odio. Non potrei mai. Sì, cioè, ci hai provato, tranquilla. Ci hai provato a far funzionare le cose. Solo che vedi, per me provare è stato stravolgere la mia vita. Assecondare tutte le tue manie, venire a patti con cose che sono distanti anni luce da come sono. Per te invece cos'è stato provare? Per te provare è stato guardarmi fare, guardarmi stravolgere completamente la mia vita. E per quelle cose che proprio non potevo cambiare, rispondere con la sola stizza e apatia. Tu proprio non capisci. Io non capisco, io! Non tu che ogni Sì, volta... tu non capisci! Ecco cos'è, ecco cos'è! È chiaro! Stare, la staticità è la parola che ti si addice di più. Tu sei ferma, immobile, vero? Chiusa nelle tue misere convinzioni. E non fai che schifare e aborrire tutto quello che è minimamente distante da te. Non è così? Smettila! Smettila ogni volta andare avanti e dire queste cose che non sono vere! Non è Tutti i così! tuoi amici sono come te. Tutte le persone che ti circondano sono come te. Vivete tutti nel vostro piccolo mondo felice, con i paraocchi. Ma che cazzo di vita è? Che cazzo di vita fate? Io non la voglio fare una vita così. Voi vivete dei vostri nudi assoluti. Vomitati da una società spenta, morta, che è come voi e che vi rappresenta appieno. Forse è meglio che me ne vada. Sì, forse è meglio che tu vada. Sai cosa? Forse è meglio che me ne vada anch'io. Da situazioni come questa, da questa collina, forse dalla vita, che ne so. Ma sì, vai! Vattene via! Che tanto a vivere come te. È come non vivere affatto, a guardare il mondo come lo guardi tu. È come non vedere nulla. Cool.
E quindi forse è così. Dagli attimi di normalità scaturiscono emozioni imponenti. La rabbia in questo caso. Una rabbia sacra, che libera dalla nebbia e ti fa arrivare all'idea. Ma potrebbe essere così facile? No. Questa è solo l'ouverture. L'idea è molto più articolata. Vedete, come il fuoco. Si accende una piccola scintilla, ma serve del tempo perché si innalzi la fiamma. Così, da un turbinio di pensieri fiammeggianti, l'idea embrionale si è posata, piccolo lapillo incandescente, nella testa. E ora è il vento a farla scoppiettare, e del legno dovrà ardere per lei. E quindi ci dovrà essere un processo di distruzione. Il fuoco divoratore della nuova idea nascente dovrà nutrirsi del solido legno delle vecchie convinzioni, che lo limitano e lo accresceranno allo stesso tempo. Così, qua abbiamo il mezzo, da cui si arriverà all'originazione. Allora, vuoi dirci cos'hai? Davvero bello, se c'è qualche problema con noi puoi parlarne tranquillamente. Davvero ragazzi, sto benissimo. Smettila con le stronzate! Da quant'è che vai avanti con questi discorsi sulla gente che ha paura, che si barrica nelle sue convinzioni? Ma questi non sono discorsi di una persona che sta bene. Ma non capite che sto benissimo? Ho finalmente capito come funzionano le persone. Mi sono finalmente reso conto del marciume da cui siamo circondati. Come potrei essere triste, avendo una visione così chiara dell'umanità? Ok, senti, adesso basta. Sempre con questo tuo tono di superiorità. Tutto un... Oh, al giorno d'oggi la gente ha paura di pensare di qua, la gente si barca nelle sue convinzioni di là. Cristo, ma ti senti? Ok. Hai avuto una brutta esperienza, e capita. Ma questo non significa che sia tutto quanto una merda e che siano tutti quanti come lei. Non si tratta di pensare che sia così. È una constatazione delle cose come stanno. E non parlare di lei, non nominarla. Lei che è l'esempio massimo di questo schifo. Di una persona così non vale nemmeno la pena di parlare. Si tratta di un discorso più ampio. Tu proprio non ti accorgi, non lo vedi, eh? A forza di condannare tutto e tutti in questa tua ossessiva lotta immaginaria contro la paura di pensare, tu ora sei esattamente come le persone che tanto biasimi. Non sei forse chiuso pure te in una convinzione? Io dico che sei tu che non ti ascolti in realtà, altrimenti capiresti che il peggior nemico dell'apertura mentale sei proprio tu. Beh, allora... Non dici niente? Vabbè, dai, andiamo. Lasciamola alla sua superiorità. Sì, dai. Amico, sei cambiato. Ti sei perso per strada.
Eccoci arrivati a un punto fondamentale. Dopo che il fuoco ha bruciato a lungo, dopo che ha arso tutta la nostra legna, mi seguite? Che cosa ci rimane? Solo la cenere. Di tutto è rimasto niente. Lo slancio iniziale ha fatto spazio a un grande, sconfortante vuoto. E sì, la sola fiamma del pensiero sciolto non basta a dare rinatale la nostra idea. Anzi, per un attimo ci sembrerà di non avere proprio più nulla nella testa. Una volta che si sarà fermato il processo distruttivo del nostro fuoco, bisognerà raccogliere quello che ci resta. Cenere, appunto. In mezzo a questo pensiero depositato e placato, non resta nulla se non un vuoto angosciante. Ma proprio da questo vuoto, da questa cenere, possiamo riuscire a scorgere sepolta la nostra idea. Quello che bisogna chiedersi ora è: che cosa stavo cercando? Posso sedermi? È libero. Ma con tutto il posto che c'è, deve sedersi proprio qui? Che modi, Mi scusi, si sieda. Non volevo essere scortese. Che non è un bel momento per me. Che te passa? Ti ha lasciato la fidanzata. Ma io questa vostra fissazione... Prego? Ma no, niente, sono cose mie. E allora cos'altro c'è? Avanti, parla. Ma perché se ne interessa? Ma perché ci sono passato prima di te. E so quanto possa essere utile avere una persona a fianco con la quale fare anche due parole. Vede, il punto è che non so proprio cosa fare. In un certo senso ci ha azzeccato, tutto è partito da una ragazza. Ma aspetti, mi lasci finire. Lei è stato solo il principio. Poi io ho cominciato a mettere in discussione i miei amici, la mia famiglia, la società, addirittura tutto il modo di pensare della mia generazione. E che ho percepito un nichilismo di cui sembriamo essere impregnati, che mi ha proprio disgustato. E ho anche visto che abbiamo questa tendenza a chiuderci sempre a riccio di fronte a qualsiasi novità, di fronte a qualunque idea che sia un minimo differente dalla nostra. Insomma, noi dobbiamo sempre porre un giusto contro uno sbagliato. E ovviamente il giusto è sempre la nostra opinione.
si rende conto di quanta meschinità? A me non sembra che ci sia tutto questo dilemma. Sei uno dei tanti che detesta il mondo circostante e l'umanità. Ma no, no, non è così. Sì, ho provato disgusto per certi atteggiamenti, ma non per tutta l'umanità. Io mi sento un uomo e mi sento parte del mondo. È che proprio non so cosa fare, non riesco a conciliare queste due cose. Vai avanti, continua. Mi è stato detto che facendo così, di fatto anch'io mi sto chiudendo in una convinzione. E anch'io pongo un unico giusto contro uno sbagliato. Però non posso essere altrimenti. Sì. Ragazzo, tu avrai anche la testa fina, ma incorri nell'errore tipico della tua età. E cioè? E cioè quello di credere che il mondo sia fatto di assoluti. Tutto bianco, tutto nero. E adesso tutto sommerso da questo pessimismo dovuto al... Poi un amore che comprende tutti e che non riesce a conciliare col resto. È così? Ma come potrei essere altrimenti? Io non posso amare e odiare la stessa cosa. No, qui non si tratta di conciliare, amare e odiare. Sei tu che devi conciliarti con due realtà che sono sì distanti e contrapposte, ma non per questo sono giuste o sbagliate. Col tempo capirai che le scelte sono di per sé tutte valide. È il momento in cui si attuano e come le vediamo che diventano scelte valide o non valide. E poi ci sono i cambiamenti, si cambia, e chi non cambia, chi sceglie di non cambiare, sceglie di non vivere. Per questo non c'è niente da conciliare, bisogna soltanto accettare questo dualismo e cercare di trarre il maggiore dei vantaggi da questa situazione. Per quanto mi riguarda, posso solo dire che c'è un errore che non andrebbe mai fatto. Ed è quello di pensare che ciò che ci passa per la testa nei momenti bui non ce ne saranno. Ce ne saranno. Però ciò che ci passa per la testa non è una sensazione che ci accompagna tutta la vita, no. Questo no. Per cui bisogna guardare avanti. Bisogna sempre guardare avanti. E fermarsi a pensare. Dopodiché digerire i propri pensieri, perché altrimenti si rischia di vomitarli addosso a se stessi e agli altri. E quello che resta è soltanto il vuoto. Non lasciare che il vuoto si impadronisca di te. Datti un obiettivo, sempre in grande. Solo così potrai crescere. Ma che obiettivo? Quale vuoto? Io non capisco. Non serve che tu capisca in questo frangente. Devi solo pensarci. Pensarci. E in quel momento, dopo tanta fatica e tanto dolore, eccola, l'idea è finalmente nata. Per intercessione di qualcuno? Forse per una qualche volontà divina? Da questa coltre di cenere, l'idea è emersa, splendida e lucente, e ha trovato il suo terreno fertile nella mente. E una volta ottenuta questa idea, dove siamo arrivati? Siamo arrivati ad altre domande, ad altri possibili inconoscibili, in una magnifica nuova tempesta di neuroni per riprendere il ciclo. Perché in fondo, lo scopo dell'idea
è proprio quello di far ricominciare di nuovo tutto e di far nascere altre sue simili. Si rimetterà di nuovo tutto in discussione, si ripercorreranno ancora queste tappe, magari con più consapevolezza, stavolta. E in questo magnifico groviglio di nuovi sfolgoranti pensieri, vi fermerete per rendervi conto di come siete arrivati fino a lì, di come la nostra mente è naufragata verso lidi impossibili, dolcemente trascinata da questa tempesta. E qui vi chiederete: come nasce un'idea?